Il razzo lanciatore Vega, 30 metri di altezza, capace di lanciare in orbita satelliti fino a 1500 kg, è tutto italiano. Si produce infatti vicino Roma, a Colleferro. Giorgio Pacifici è entrato negli stabilimenti che lo producono. Il razzo lanciatore Vega, capolavoro di alta tecnologia, è in grado di trasportare satelliti leggeri posizionandoli in orbita con un singolo lancio. Parte dallo spazioporto europeo in Guyana francese. L'Agenzia Spaziale Europea che lo produce aumenterà la competitività e la sostenibilità ambientale di questo innovativo sistema di lancio oltre il 2025, grazie a un contratto firmato quest'anno con Avio in Italia. Vega, infatti, si costruisce a Colleferro, a pochi chilometri da Roma. Come è composto il razzo lanciatore Vega? È composto da tre stadi a solido e l'ultimo stadio a liquido, che è l'ultimo stadio è quello che mette poi in orbita i satelliti, nella giusta orbita. Il primo stadio è il P120, 145 tonnellate di propellente, e porta il lanciatore a circa 60 km. Si sgancia il primo stadio, interviene il secondo stadio, che è lo Zefiro 40, che ha circa 40 tonnellate di propellente, e spinge il terzo stadio e il quarto stadio oltre diciamo, l'atmosfera. Si accende il terzo stadio, che è lo Zefiro 9, e in ultimo l'A4, l'Avum, lo stadio a liquido, che riesce a posizionare i satelliti, perché questo lanciatore può portare più satelliti contemporaneamente in diverse orbite. Vega significa vettore europeo di generazione avanzata, ma prende il nome anche dall'omonima costellazione della Lira. Lo sviluppo tecnico è affidato all'italiana ELV, una società partecipata al 70% dall'Avio e al 30% dall'Agenzia Spaziale Italiana. Il nostro paese è il maggior finanziatore e sviluppatore del programma europeo, con una quota del 65%. E siamo proprio di fronte a un grandissimo marchingegno di Avio qui a Vega. Che cos'è? Allora, qui stiamo fabbricando il motore, l'involucro per il motore P120, che è un motore di primo stadio sia per il lanciatore Vega C che per il lanciatore Ariane 6. Ariane 6 volerà diverse volte nell'arco dell'anno e Vega volerà 4-5 volte l'anno, quindi aumentando i volumi produttivi riusciamo a tenere bassi i costi. Questo è un esempio di realizzazione di involucri in composito, unico al mondo, perché è un motore fatto in modo monolitico, non viene fatto in più pezzi, è realizzato in un unico pezzo, e in questo momento noi stiamo avvolgendo la fibra di carbonio. La fibra di carbonio ci permette di avere un prodotto ad altissima prestazione in campo aerospaziale, perché è un prodotto leggerissimo, ma appunto che resiste agli oltre 100 bar interni che si sviluppano durante la missione del prodotto stesso, e resiste anche alle alte temperature che si sviluppano, più di 3000 gradi all'interno del motore. Questo è il gigantesco motore P120, con le protezioni termiche finite. È pronto per essere spedito in Guyana. Cosa sono questi oggetti di forma conica dietro le nostre spalle? Questi componenti che vediamo, sempre realizzati in fibra di carbonio, assemblati insieme costituiscono un elemento importante del motore di un razzo. Costituiscono l'ugello, che è montato nella parte inferiore del motore. Da questo componente fuoriescono i gas di scarico, quindi è il componente che trasforma i gas caldi che si sviluppano all'interno del motore in energia cinetica che serve al razzo, al lanciatore, a muoversi. E questi sono componenti che hanno anche la possibilità di orientare la spinta, quindi il sistema di guida e controllo del lanciatore trasmette all'ugello la posizione e l'ugello orienta il lanciatore per seguire la missione che deve essere effettuata. Il progetto Vega è nato dalle ceneri dello Scout, il lanciatore che portò in orbita il primo satellite italiano, e ne è diventato di fatto l'erede. Oggi è un'eccellenza di portata mondiale che sottolinea l'importanza del Made in Italy anche nel settore aerospaziale.